Va bene, grazie, buongiorno a tutti. Come sapete, ieri abbiamo fatto una riunione con la struttura di missione del Palazzo Chigi, Italia Sicura, guidata da Erasmo D'Angelis. Abbiamo alla fine di quella riunione convenuto di iscrivere all'Avvocatura dello Stato, sia quella generale qui a Roma, sia quella distrettuale di Genova, chiedendo un parere formale sulla possibilità di consegnare immediatamente i lavori all'impresa che ha vinto, che ha avuto ragione al TAR Lazio, ma che ancora può subire, diciamo, un controricorso al Consiglio di Stato da parte dell'impresa che invece hanno perso. Abbiamo scritto all'Avvocatura ieri pomeriggio, alle 2, la risposta positiva è arrivata già ieri pomeriggio, di la verità, in serata. Abbiamo convenuto però di fare un incontro oggi alle 2 perché naturalmente io volevo capire un po' bene i limiti, i problemi che potevano nascere con questa decisione e anche essere confortato nelle mosse che stavo per fare, che sto per fare. L'incontro è avuto oggi alle 2, mi è stato confermato che non si ritiene sussistano in linea di diritto ragioni ostative alla stipula del contratto con l'aggiudicataria e c'è un inciso anche abbastanza importante che dice anche in considerazione delle ben nota situazioni di emergenza, insomma, quindi l'Avvocatura credo che abbia ritenuto importante anche la situazione particolare di emergenza. È ovvio che questi lavori dureranno del tempo, è ovvio che non uscire immediatamente, ma insomma questa alluvione ripetuta di 3 anni fa sì che prevalga in questo momento la rapidità dell'esecuzione rispetto anche a una sequenza di giudizi molto lunghi. Credo che sappiate che questa sequenza è durata 30 mesi, esattamente tanti quanti dovrà durare l'opera. La parte i vari passaggi, no? Consiglio di Stato, TAR Lazio. Adesso cosa succede? Io domani mattina firmo un decreto come commissario con cui incarico una struttura della regione e del comune, su cui mi appoggerò per evidenti motivi di praticità, di chiamare l'impresa e stipulare il contratto. Penso che la cosa possa avvenire in tempi anche rapidissimi, qualche giorno, forse anche meno. Dopodiché l'impresa deve fare l'esecutivo, che spetta a lei. È previsto che lo faccia in un massimo di 100 giorni, ma naturalmente potrebbe anche farlo in tempo inferiore. E fatto quello si possono consegnare i lavori materiali, gennaio, febbraio, direi, insomma, marzo. E quindi poi si dà il via a un cantiere che ha un tempo contrattuale di circa 2 anni e mezzo. Questo è materialmente ciò che accadrà. Penso sia una risposta importante in una città molto lacerata e molto preoccupata. A voi. Decisione, con questa dell'avvocatura, si parlava di 95 milioni per mettere in sicurezza il bilancio. Andiamo piano. Si chiama Bisagno, diciamo. Bisagno, Sì, sì, sì. scusi. Dunque, i 35 milioni sono il secondo lotto che parte a questo punto materialmente inizio 15. Naturalmente E voglio, parliamo di questo. certo, naturalmente voglio precisare che è possibile che la vicenda abbia sviluppi ulteriori al Consiglio di Stato, ma l'Avvocatura, ed è questo il senso dell'incontro di oggi, mi ha assicurato lo Stato che mi sarà accanto in ogni passaggio. È chiaro che non potevo non condividere questa responsabilità con l'Avvocatura. Tanti mi hanno chiesto se si poteva fare prima. No, non si poteva fare prima perché la sentenza è molto recente e le motivazioni sono del 3 di ottobre, quindi sono veramente di pochi giorni fa, e le motivazioni sono sempre un elemento importante e di cautela per un pubblico amministratore e anche per l'Avvocatura.
Poi si è deciso ieri che si fa un accordo di programma tra Comune, Regione e Governo, io spero entro fine anno, nel corso del quale, col quale si metteranno a sistema 95 milioni di risorse ulteriori divise da diversi enti. Quindi questo accordo di programma fa, mi scusi, regione. Comune e governo che dividendosi un po', diciamo, la responsabilità, gli oneri finanziari, consentiranno poi di eseguire l'esecutivo e anche l'appalto per il tratto finale fino alla ferrovia dove comincia materialmente la copertura. Volevo ringraziare molto l'Avvocatura dello Stato, diciamo, di Roma, anche quella di Genova, che in tempi veramente inusuali per la pubblica amministrazione, cioè alcune ore, hanno posto fine, almeno per quanto riguarda questo momento, a una vicenda veramente molto complicata. Poi ripeto, è evidente che la vicenda possa avere anche un accordo ulteriore, che però affronteremo, per ora si parte. Quindi questi 95 milioni, mi scusi, sono in più rispetto ai 35 che avete Il ora. primo lotto è finito, il secondo lotto parte ora, il terzo lotto, diciamo che se i soldi arrivano entro fine anno, penso che possa partire tra un anno e mezzo, Il terzo lotto con 95 milioni. mentre è ancora in corso il secondo lotto con qualche problema di sovrapposizione, ma che discuteremo tecnicamente. Insomma, la cosa abbastanza incredibile è che proprio ieri, oggi credo, il Comune ha aperto le buste per il deviatore del Ferreggiano, post-conduttore del Ferreggiano, una coincidenza abbastanza incredibile per certi aspetti, che è l'alto torrente, affluente il Bisagno, che è tristemente famoso per l'alluvione di 3 anni fa. Quindi entro pochi giorni il Comune individuerà l'impresa esecutrice e poi se sarà più fortunato il Bisagno, e comunque in tempi più rapidi, perché la normativa per fortuna è cambiata, si potrà dare via contemporaneamente anche i lavori dello scolmatore del Ferreggiano, dando una sicurezza molto importante alla parte centrale della città. Forse l'ha già detto prima, ma perché non si poteva fare prima questa Perché non c'era neanche una sentenza di primo grado e l'unica che c'era era negativa. Cioè, l'ordine è stato una sentenza del TAR Liguria che ha bocciato, diciamo, il provvedimento del commissario di allora. Poi il Consiglio di Stato ha detto che il TAR Liguria non era competente a decidere, in quanto essendo il commissario un commissario di governo, competente a decidere era il TAR Lazio. Il TAR Lazio ha deciso, e con motivazioni che abbiamo ricevuto il 3 di ottobre, ha detto che invece il procedimento era stato corretto, ribaltando completamente l'opinione del TAR Liguria, ma questo in giurisdizione si sa che succede. A questo punto ci siamo rivolti all'Avvocatura dello Stato, perché sappiamo che ci può essere ancora ricorso al Consiglio di Stato. L'Avvocatura, come dice molto onestamente, anche in considerazione di un momento particolarmente complicato, cioè, mi invita, mi sostiene, mi supporta, non so come dire, a procedere delle faglie. in tutte le fasi e in particolare nella prima. Io domani quindi firmerò un decreto come commissario con la quale inviterò la struttura che ho prescelto, qui c'è il contatto della Regione Liguria in una sostanza, a convocare l'impresa, farsi dare i documenti che servono in questi casi a firmare Ma il TAR della Liguria aveva dimostrato anche la sospensione dei lavori? il contratto. No, no, il TAR della No. Liguria aveva negato la sospensiva e aveva, diciamo così, contestualmente deciso di andare a un pronunciamento sul merito piuttosto rapido e, Ma come avviene, aveva accettato la sospensione? io ho No. risposto di no. No, Il TAR della Liguria, cosa che è avvenuta quando il commissario era un ex prefetto, non io, io fui commissario per il primo lotto e poi il governo cambiò il commissario, è del tutto legittimo, e poi adesso sono tornato commissario dopo qualche anno.
L'Italia Liguria negò la sospensiva e disse alle parti: io però mi impegno ad andare un merito al merito, cioè molto rapidamente. Il commissario, io credo opportunamente, attese il merito, che poi fu negativo, perché adesso io sto agendo in base a una sentenza della magistratura amministrativa, mentre invece lui avrebbe dovuto procedere su un suo atto prima ancora che ci fosse una sentenza. Voi capite che sarebbe una posizione diversa, insomma. E quindi si è innescato da lì quell'incredibile balletto, diciamo, di 2 anni e mezzo, che adesso non è più possibile, perché una recente legge, credo che sia la Madia, fissa per le opere pubbliche tempi obbligatori e più brevi. Non so se anche da Genova, dove forse siamo collegati, ci sono domande. Prego. C'è Abazzunino da Genova. Sì. Presidente, posso parlare? No, io non credo. Io credo che ci siamo arrivati certamente in un quadro di forte coesione e di sostegno forte di tutte le realtà, diciamo, istituzionali. Voglio ringraziare qui il Presidente del Consiglio, la struttura di missione, il Ministro Galletti che è venuto a Genova, il Ministro Pinotti che, è venuto, che ovviamente ha seguito la cosa da Genova in quei giorni e che ha anche partecipato con importanti forze nei luoghi più nevralgici. Non nego che, perché c'è scritto, dice la montatura della montagna, sì, dice anche. Io ho letto il testo, insomma, io poi non sono un giurista, però devo dire che non sono sorpresissimo, nel senso che forse ricorderete l'immagine di quel palazzo che provocò l'esondazione di Sesto Ponente, si chiama Via Giotto, il fiume si chiama Chiaravagna, che era costruito sopra il fiume, diciamo, e che secondo tutti ha avuto una parte, diciamo, rilevante nella alluvione di Sesto Ponente. Adesso si vedeva fisicamente, no? Il fiume gli è andato contro e poi quanto è esondato. Io fui nominato commissario 3 anni fa, la discussione durava 30 anni, mi furono dati poteri rilevanti e fu scritto nell'ordinanza di protezione civile che io dovevo demolire quel palazzo, e in poco tempo abbiamo raggiunto l'accordo con tutti, indennizzato tutti e demolito quel palazzo. Insomma, non c'è dubbio che in questo paese molto spesso non si riescono a fare cose in momenti ordinari che si riescono a fare in momenti straordinari, ed è un limite forte di questo paese, perché un paese deve fare le cose perché sono giuste, non perché è successa una catastrofe. Tuttavia devo anche dire una cosa molto importante: io ho scritto una lettera al Presidente del Consiglio a marzo, quando non ero ancora commissario del Fregiano, raccontandogli questa incredibile vicenda. È un testo fatto avere già a molti colleghi vostri, che naturalmente è qui a disposizione, e devo dire che questa lettera, mi ha detto Renzi, è stata utilizzata, questa esperienza, per modificare la norma, che adesso è profondamente modificata, perché da quest'estate ci sono dei tempi contingentati per i diversi passaggi, tal, Consiglio di Stato, che prima non c'erano, e quindi questa volta, oltre ad aver risolto una questione in emergenza, si è cambiata la normativa per accorciare i tempi. Per accorciare i tempi anche nei casi in cui non c'è un'emergenza, e questo è un segnale di un paese che un po' prova a cambiare, anzi che prova a cambiare in modo significativo. Chi aveva mandato questa lettera? Al Presidente del Consiglio, la lettera è disponibile, è qui, se la leggete adesso, forse uno di voi, cioè, capirete anche che non è che tutti si accorgano dei problemi quando scoppia, diciamo, il mondo, perché chi amministra da tanti anni li conosce anche in condizioni ordinarie. Renzi mi ha più volte contattato per questa lettera. Lo stesso hanno fatto i suoi più stretti collaboratori, a cominciare da dire io, qui la lettera è a sua volta indirizzata, e credo che abbiate sentito più volte in queste sere Renzi parlare di queste vicende,
E penso che sia stata anche quella lettera, insieme a tante altre sollecitazioni dell'immaginare, a indurlo finalmente a normare il fatto che sulle opere pubbliche non può passare un tempo infinito, anche in ragione, come dire, dell'importanza di queste opere anche per la crescita, gli investimenti e l'occupazione, e che le cose vanno fatte in tempi contingentati e ragionevoli. Questo non lede il diritto delle imprese a vedere se qualcuno ha manipolato, ha fatto cose non giuste, ha leso dei diritti, insomma. Ma tuttavia deve contemperare questo diritto con quello della gente ad avere le opere di cui ha bisogno, specialmente se queste riguardano la sicurezza. Questa lettera, scusi, aveva detto che l'aveva inviata il 28 marzo, cioè poche settimane dopo il suo insediamento, ma naturalmente faceva seguito, diciamo, a sollecitazioni uguali negli anni precedenti. Presidente, sì, adesso loro hanno 100 giorni per fare l'esecutivo, li possono prendere tutti o ne possono prendere un po' meno, sì. Insomma, da gennaio potrebbe partire il cantiere fisico, naturalmente, del secondo lotto, giusto? Naturalmente, lo voglio dire per l'ennesima volta, questo atto che io domani, il decreto che io domani faccio, non impedisce, diciamo, agli sconfitti, diciamo così, di procedere al Consiglio di Stato. La decisione importante è che noi partiamo senza aspettare il Consiglio di Stato, se ci andranno. Naturalmente capite tutti, no, che è più complicato, perché un conto è aspettare e poi applicare quella decisione là. Un conto è nel frattempo partire, ma mi pare che bisognasse dare un segnale significativo in questi giorni alla mia città. Insomma, che siccome dal 3 di ottobre io potevo darlo, oggi l'ho dato. Quando è arrivata la sentenza, così sì. Le motivazioni della sentenza, per esempio, sì, che però sono un minimo, diciamo, di riferimento che anche l'avvocatura ha chiesto di aspettare. Mi sembra che ci fosse qualcuno, forse da Genova. Sì, Presidente, sono a Vazzunino, ciao. Volevo capire, no, tecnicamente di quali atti si tratta, nel senso che ricordavi tu prima, nel caso del Palazzo di Via Giotto tu avevi un'ordinanza di protezione civile che ti diceva, tra altre cose, butta giù quel palazzo. Adesso tu fai un decreto per assegnare i lavori, ma alle tue spalle cosa c'è? Un semplice parere dell'avvocatura o c'è un qualche documento? Io ho un parere dell'avvocatura che considero tuttavia, diciamo, piuttosto rilevante, e durante una riunione che è durata circa un'ora tutta l'avvocatura, compresi i massimi vertici, mi hanno detto che loro saranno al mio fianco in tutti i gradi di giudizio, in tutti i pareri successivi, insomma. Poi non so se per me è una responsabilità mia anche personale, può darsi, ma non è un problema questo. Insomma, l'importante è che fosse chiaro che non è che io lo faccio per favorire l'impresa A piuttosto che l'impresa B, ma che, confortato da un parere che naturalmente tiene conto anche dell'emergenza, mi sembra anche ragionevole, no? Io ho una tutela forte, azione forte, agendo non per conto dello Stato, a procedere in questa direzione. Grazie. Via Giotto fu risolta grazie all'intelligenza del Tribunale Civile, insomma, nel senso che quella querela che durava 30 anni era fatta di due elementi: uno, che la gente non se ne voleva andare via; due, che la gente diceva: io ho pagato questo appartamento, erano, mi pare, 28 proprietari, e il demanio diceva: no, l'edificio è mio perché è costruito sul torrente. Allora, al fatto che non se ne volevano andare si aggiungeva il fatto che demolivi l'appartamento da loro pagato senza dargli alcunché in cambio, insomma. Il Tribunale di Genova, qui mi rivolsi anche in forza di quell'ordinanza così, diciamo, forte, che assegnava meno responsabilità anche penale se non avessi eseguito, fu bravissimo e disse: l'edificio del demanio, ma ormai abitano da così tanto tempo queste famiglie che va all'usucapione.
Quindi insomma, vedete che la giustizia a volte trova delle forme straordinarie. Insomma. E allora loro diventavano proprietari del provvisorio Capione, io potei pagarli come commissario, li pagai a uno, loro si comprarono un altro alloggio a Sestiponente tipicamente, dove volevano loro, e dopo qualche mese le ruspe arrivarono, credo che lo ricordiate, demolirono l'edificio e adesso mettiamo in sicurezza l'intero Chiaravagna. Quindi è certamente vero che le due emergenze hanno avuto un ruolo in quel caso, in questo caso, nell'accelerare questioni che altrimenti andavano avanti da tanto tempo. Ok. Sono altri? Mi pare di no, grazie a tutti. No. Ciao. Aspetta. Ancora qualcosa da Genova? No, prego. No, grazie. Grazie. È possibile fare una battuta? Sì. Sì. Sì.